come si pupa? Signora? È un canuscito a Renzo Tramaglino. E come si canuscito? Ah, se non mandò un canuscito? No. Che c'è la bracera? E tu un bell'arrivo. Ma tu non sei di qua però? No, Napoli. Basta poco? E su cassai. Dammi se non bellona la capo. Lo fa lei? Io? Sì. Stanotte lei faccio. Ma contro menzina. Ma pagato? 70 euro la contro 70 euro. No. Oh, ma me prendete in televisione per piacere? No, già la faccio io, zio P, io tengo una figlia che vuol cantare. E falla cantare. A dopo. Tu barco. Quando mi posso vedere? Ma ora aspetto. Pronto? Sì. A me. Arrivederci, ciao. Che canale è? Canale Suez. Bravo. E sono pure brave ed è pure bella. E allora stasera, 1° luglio, iniziamo alla grande, perché sempre sulle spiagge, no? Facciamo una puntata straordinaria per quello che riguarda adesso. Potete baciare poco. Brava, 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 brava. Che meraviglia. È un peccato ad interromperla, però è bella e brava. Vi presento un attimo, vi presento, sì. No, chiudite, no, no, avete fermato un secondo, se no è brava. Brava, belle, brava. La festa della pizza a Spezzano della Sera. Poi presentiamo, brava. Grazie. Brava, come ti chiami? Ti chiami, scusa. Federica. Federica, sei brava. Grazie. Complimenti. Troppo buono. Tu ti chiami? Danilo. Danilo. Siete bravi ragazzi, vieni. Se un bimbo vede. Vabbè ragazzi, è una brave, complimenti. Un bel trio, siete straordinari. Inizia quest'estate, chiamatele perché sono bravi. Facciamo questo sottofondo musicale. Vi presento la nostra, una new entry che si chiama Giorgia. Giorgia viene da Cosenza. Sì. Potete fare anche un sottofondo, potete fare se volete. Però siete bravi. Giorgia viene da Cosenza e quanti anni hai? 20. Ti piace fare questa nuova esperienza con noi? Certo. Ci sono i topos però. Devo mangiare la pizza con la pomodori goppa. Aspetta. E allora Enzo Leonetti alla camera, qui abbiamo, perché questa inizio, vogliamo spostarci caro Mario perché forse c'è l'audio che c'è. Giorgio Marchesi proprio per presentare Leonetti alla camera. Vieni Giorgio, vieni. Questa straordinaria serata d'estate, è stata diversa per continuare, caro Mario, anno scorso eccellenze cosentine, adesso Mario complimenti per quello che fai per la Calabria, adesso a te la parola e poi Giorgio farà una bella riflessione. Ma l'esperienza che abbiamo fatto con la provincia di Cosenza e il suo presidente Oliverio è stata un'esperienza bellissima, ha dato la possibilità a tante aziende di crescere, di farsi conoscere, i nostri prodotti sono stati molto apprezzati, grazie a te, siamo stati anche all'estero, siamo stati a Toronto dove abbiamo avuto la possibilità di portare le nostre aziende, ritorneremo a novembre a Toronto con Eccellenze Cosentino. È il premio Telesio. Oggi l'onorevole Oliverio, che è il presidente della regione Calabria, sta lavorando molto per valorizzare il nostro territorio e le nostre aziende. Saluto Mario Oliverio, il nostro presidente. È un grande personaggio che in un momento difficile sta attraversando, ma ha una grande voglia di far rilanciare il nostro territorio. Stiamo lavorando anche per pensare di fare Eccellenze Calabrese, perché abbiamo una regione che ha dei grandissimi prodotti e quindi le nostre aziende vanno sicuramente migliorate e valorizzate. Io credo che insieme a te faremo una grande esperienza che non si ferma solo ed esclusivamente alla provincia di Cosenza, ma sarà allargata a tutta la regione Calabria, perché è giusto che anche i prodotti del Catanzarese e di Reggio devono essere valorizzati. Il presidente Oliverio sta lavorando molto perché noi crediamo in questi progetti e siamo sicuri che avranno un grosso risultato per l'economia della nostra regione. Un bel messaggio, noi il 6 novembre saremo di nuovo a Toronto per il primo Telesio, questo è importante, il lavoro
si continua, e quindi voglio fare un abbraccio e in bocca al lupo alla grande Anna Maria Alessio, perché lei è quella che organizza tutto. Anna Maria è una grande lavoratrice, sta lavorando per questo evento, si sta incontrando anche con i Galli, dove abbiamo fatto già una serie di iniziative per valorizzare, appunto, come dicevo, il nostro territorio. Si parte adesso da Spezzano Sila, questo è il mio paese, è un bellissimo paese, voglio ringraziare gli organizzatori di questa bellissima serata che danno la possibilità anche di degustare questa favolosa pizza attraverso i pizzaiuoli che questo paese ha. Attenzione, se non trovate il tavolo non vi mandano, non devo filmare, devo cucinare in diretta, ve lo dico. Allora, Giorgio Marchese è con noi, e Giorgio Marchese, grazie Mario, e quindi ne parleremo ancora per questa eccellenza calabrese. Ma Giorgio Marchese, una serata con noi, ma sarà sempre con noi anche con Parola Mia quest'anno, delle belle cose insieme. Giorgio, tutte le volte eccellenza... che vorrete. Ma, bella questa cosa. L'eccellenza di per sé, proprio come definizione, è il massimo esprimibile. E quello che io sto notando questa sera, a dispetto delle cattive notizie che provengono da ogni dove, è che c'è tanta gente per il piacere di stare insieme, di assaggiare un prodotto che comunque è una nostra eccellenza, con un panorama splendido che poi il regista farà vedere, e quanto di meglio veramente c'è, per cui tutta la serata è un'eccellenza, insieme a degli amici come la persona che hai appena intervistato, e insieme a tutti quanti gli altri che ci onorano del piacere di essere loro amici. Questo è molto bello, e quindi quando il lavoro si inizia, no, perché lei è tu suona, Leonetta, capito? Cioè, ma scusa, stava dormendo, ma fa la girata della camera. C'è Mario Caligiuri, iniziamo questa nuova straordinaria avventura con i nostri prodotti a Toronto e nel mondo, grazie al lavoro che si fa seriamente. Beh, ci vediamo fra poco, o mi segue, seguiteci. Lei è? Ok, già capito. Questa è la cosa. Dunque, dove sono queste pizze, Leonetti, alla camera? Vogliamo dare il nostro. Tu un tipo mamma, vieni qua, vieni sempre. Dove sono i nostri topos, i ragazzi? Allora, salutiamo i maestri pizzaiuoli. E allora ecco, perché stasera stanno mangiato tonno casi cavaggio presil. Ha capito? Se vuoi il cazzo cavallo che fila, tanti piglia pezzile, è sparito il cazzo cavallo. Stanno mangiando, voglio, mi raccomando, allora, questa bella serata, dammi subito il, poi tu, adesso divertiti. Sì, sì. Adesso divertiti. È bella, eh? È bella, eh? Grazie. Allora, voglio, attenzione però, la pizza è buona, Però, compa, su la pizza, vieni vicino, non ti muova mai, la pizza è amatore, no? Calabria Food. Guarda che succo, te! Mangia poco, vado a scegliere. Come vi chiamate? Antonio. E tu? Fabio. Quante pizze farete stasera? Moltissime. Oh, mi raccomando, un tavolo, se non ci vanno un filmato, non ci vanno davvero in onda. Signor, oh, e che guarda l'acqua! Come state? Bene, bene. Fammi vedere, guarda che pizza, scusa, adesso, bene. Dopo, posso venire? Guarda che pizza. Cosa che come si sente su passo salome, Leone, amore. Bravi. Guarda che ne c'è. Come si chiama? Cristiano Salvatore, tu come stai? Bene. Diamoci il caffè. Però mi assista, Ando. Sì. Perché siamo digiuno, hai ragione. Bene. Cristiano Salvatore. Sì. Che fai? Spezzare un terrasino. E che fai nella vita? Bene, sei sposato? No. Bravo, cambi 100 anni. È molto dolce, mi vorrei. Porta una tazza e il caffè. Turista! Turista! Una canzone, come ti piace? Direi che era, ha fatto la guerra, la, è bene. Ti piace la nostra? È bene, si va. E come si chiama? Giorgia! È carina, ti meglio che sei giù, è bella, è bella. Guarda, Antonio già da presenza in batese, no, Antonio lo dice sempre, ma mi ha mangiato però su un mannano, su un nipone giorno, un tavolo, un servizio, non è che c'è un manno, non andiamone, ti stai per te? Sì, bene, allora venite ragazze, allora venite, andiamo da questa parte, guardate gli amici che lavorano. Turista! A di sé!
Allora, quante pizze stasera si prevedono? Parecchie pizze ci sono. Brave, brave veramente, perché la pizza della Sila, ma parlano loro, parlate, sì? Sì, certo. Come ti chiami? Giorgia. Giorgia, e due Giorgia abbiamo, due Giorgia. Giorgia, ma sei qui per mangiare o può? No, sono qui per mangiare. Ah, bella, bella, tutti i Giorgi sono belli però, Ciao ragazzi, buon lavoro. Non ti dico pazienza. Bene, bene. Allora. Ciao. Tempete in trasmissione. Come sei bella, Benedetta. Brava. Sai perché? No, sai perché? Perché è un artista, perché mi ha sgasciato la camera. Brava, brava. Questa è la comunicazione, brava, inaspettasi. Allora, andiamo, Tignanelle, me che dice? Il nostro pigliapa, il nostro grande Tignanelle. Andò, io, lui è il titolare, insieme alla signora Rosa, di questa straordinaria azienda Tignanelle. Antonio, come vanno le cose? Ma non ci possiamo lamentare. Questo è il messaggio che bisogna mandare. Avete lavorato, avete fatto un prodotto buono come fa Tignanelle, e allora arriveranno i consensi. Certo, certo. Bisogna certo. Lavorare. Bisogna lavorare. Non bisogna mollare mai. Questo è bello. Iamone, venite, seguici. Allora, iamone. Venite, oie. Ah, gamba, che se. Allora, lui, però sta suonando. Lui farà sempre parte con me di quando faccio le serate alla corrida. E ti ringrazio. Minacella uno. Mi ringrazio. Quello che non va qui è la mancanza di comprensione, ripeto. Quello che non va qui è la mancanza di comprensione, ripeto. A settembre nei migliori cinema. Ma canzone già fatta però. Dove saremo il 12 agosto? Il 12 agosto saremo a Paola. Paola dove? L'11 la sagra dei... Ma l'11 sei sbagliato in giorno, ah, non c'è differenza. Ma scusa, l'11 o il 12? L'11! Non sbaglia mai una data. L'11 agosto. Chi c'è? Dove saremo? A Paola, l'11 agosto, la sagra della melanzana della... Ah, Crispetta. E quindi lui sarà ospite, sarà la corrida di Gigliotti, senza offesa. Senza offesa per nessuno, non c'è né per nessuno. Facciamo. Ci posso far vedere la vipera incazzata? Dai, la vipera incazzata, dammi qua. Guarda qua che te faccio. Tignanè, tu ci fai sognare, Tignanè. Chi se la pasta che avete mangiato? Contate Pasquale a Mendicino. Grazie, gentilissimo. Allora, attenzione. Aspetta che vi faccio vedere la vipera incazzata. Aspetta, scusa, rifacciamola però, aspetta. Allora, Singiacca. Chi sarà la vipera, comba? Sei un grande. Ciao. Ce la fai una? L'elefante, tenemecca. Tenemecca. Se fatti i cartini, non la cartina. Ci posso fare... No, tabacco normale. Voglio dire, ci stanno tanti tipi di vipere. Quella incazzata, quella innamorata, quella timida. Mo ti faccio vedere l'innamorata. Quella timida. Ma tu sei fidanzato? No, assolutamente no. Mi piace la libertà. Perché gli artisti di solito è difficile che ci leghiamo a un'altra persona. Ma tu? Persona. No, chi t'ha legato? L'undici agosto... Ma perché sei legato io? No, non legato. Proprio scendo proprio. Verremo dopo di nuovo. Allora, signore, Maria Rita può cantare. Ho visto che sei andata al mare. La possiamo mangiare. Come? La possiamo mangiare. Di dove sei tu? Di qua. Si chiama Margherita e la puoi mangiare, Margherita? Sì. Signora. E tu sai cantare? Un credà, che crede? Se si esaurite, Luca, se sei. Guarda un altro che può cantare la mamma. Come sta? Benissimo. Aspetta che c'è un problema di bambini, aspetta. Allora, che volete cantare a Zezio?
Non mangiare questa Coca-Cola che si è fatta come una bomba, se sei, eh. Un beva questa Coca-Cola. Che vuoi cantare? Zumba! Facciamo la zumba, la zumba? Come sono belle i bambini, guarda. Gelele! Io non voglio cantare niente. Tu stai mangiando, ti hai caduto quattro i pezzi da mangiare. Bene qua, dammi, che premio diamo, Enze? Diamo, che viene? La sa... Mo ti do una cosa. Piglia la salsezza. Aspetta che poi andiamo, aspetta, aspetta. Enzo, dobbiamo andare lì che c'ho gli avvocati. Ma tutta che secondo? Aspetta, oh! Allora, questa ragazzi è la buona, sì, sì, è la Kozak. Ma ti immagino pure non ne mangio. Allora, proprio di tutti qua, uno dice, Henry Scignuolo! Henry Scignuolo! Cosa? Ma che sta però che ne sta stonando questa cazzo? Sì. Henry Scignuolo! Henry Scignuolo! Allora, fatevi un banino di tutti insieme, però io le da... No, a dita. Ma avete i fedri a poco a poco. Guarda che ho figli di Gomorra, guarda ho figli di Gomorra, guarda ho figli di Gomorra, ma che è che... No. Spartite per mo, mo menate, gliate per mo menate, mo menate. Allora, avevo... Tu che fai nella... Gliate per mo, gliate per. Studio. Tu? Sì. Che studio? Ah, liceo classico. Ah, sei piccolo allora. Ah, sai che mi pensavo, credo che aveva fatto con Moro che aveva ammazzato. E tu invece, che ridi tu? Io rido, giusto per dire. Bravo. Quanti anni ha? 16 anni. E si capite che età fa? Franco Suvarbier. Era un briaco. A cantante? No. Tu non sei una cantante? E che fai? Io sono un ballerino. E mo questo è il tuo momento, ragazzi. Come ha fatto la cantante? Questa è la bellezza dello spettacolo, figliuolo. Che ci fai vedere? Niente. Sono in riposo. Sei? In riposo. Vieni qui di qua. No, facci vedere qualche cosa però. No, ti prego. Non sei ballerina allo. Vabbè. Fammi vedere una mossa, no? Questa è una posa. Una? Posa. Una posa? Che se è una posa? Che se è una posa? Si paga sta roba in un quadrino, quale posa? Ti voglio bene. Allora, ragazzi, grazie. Allora, aspetta, abbiamo un figlio di Cadovella, abbiamo. Tu vuoi cantare una canzone? No. Allora, ragazzi, il tempo passa, se volete... Beh, allora, questi sono dei ragazzi stupendi perché sanno ridere. Sì. Ah, che va a fare? Ah, va a fare? I ricchini per non volerlo ambadare, per tutte quelle verità. No, sono belli. No, abbiamo una bella. No, che ho già fatto. Ce la vediamo. Ma che sei, che ne è, sorellina? La cugina. Come siete belli, i cugini Kessler. Ciao, ragazzi. Questa è la prima parte. Oh! Questa è la prima parte. Modo Fedi, e va la spagna, Fedi, sei il numero uno, sei, grazie del cuore. Signore, la prima parte è bullata, ma attenzione che ancora non è finita. Iamonin, Leonetta alla camera. No! E allora apriamo, siamo alla festa della pizza qui a Spezzano della Sila e Giorgia. Com'è stata questa prima parte? Bellissima, direi. Ti serve per te? Sì, tantissimo. E sei pure bella, e sei pure bella. Giorgia ci accompagnerà, eh? Certo. E il giorno 1, quando è la serata? L'11 agosto a Paolo. E che da forza. E che faremo? Faremo le musiche, zona la cabana di Donà, minoretano, zona la cabana di Donà, ti ricordi? Facciamo la corrida di Zio e Mino. Per chi volesse lo spettacolo che ne fa? Ne chiamato il numero sopra in prezzo, 349-80-99201. C'è anche Giorgio. C'è anche Giorgia. C'è anche? I Topuz, i Tepac. Vittoria esaltato chi l'ha giù come
Elio Pignatà. Elio Pignatà. Oppure un altro musicista, se Elio è impegnato. Ragazzi, allora abbiamo, perché c'è uno scoop, perché lui è un grande artista e Guido Fungi me ne avesse portato uno. No, no, erano tutti per Minuzzi, se no tutti quelli che tutti i fungiari ha demandato, ne ho preso 2 chili per me, la raperti mamma di dentro, tutti quelli per Minuzzi che facciano con la viparella. Comunque l'ultima battuta che vorrei fare, papà hai trovato una fragua e da me nella mensa mi va imbucata, e che te va imbucano dopo? Allora lui, l'11 agosto che faremo? L'11 agosto a Paola, intervenite tutti, più numerosi siamo e più ci divertiamo. E prendete pure l'ambulanza. Dritti si faccia a mamma. No, l'ambulanza, aspetta, facciamo gli scongiuri, scusa, votiamolo. No, per dire, portate birre. Portate birra a Vomontà, sì, però state attenti, fate guidare a un altro che tu mamma, parate sicuro. Bravo, bravo. Fai guidare a uno che non beve e tu a fianco tipo con Zaracimia, diciamo. Attenzione, questo è molto importante, ragazzi. Da quanto tempo te l'ho detto io, quanti anni fa, su 20 anni? Mo è stato a Margherita di Celico quando avete fatto delle interviste lì, mi ricordo, all'incirca 6 o 7 anni fa. Allora, divertitevi, imbriacatevi, facete quello che volete, ma non... Non guidate. Non guidate. E se guidi, se bevi, non guidare. Fammi paccheraggio. Fammi paccheraggio. Ma chi non è di manguì? No, se no abbiamo fatto 13. Vabbè, vieni. Abbiamo un altro artista. Ragazzi, vedete qua. E lei chi è, scusi? Presidente dell'associazione Sedi Spezzano San. Oh, le prende la pensate che tutto prima. Su un giro tavolo non ti non devo filmato, tu dico già prima, quindi mo, noi finisciamo, trovi un tavolo, se non ti vanno. Ma che ti mangia pizza? E ci chiede, no, non lo so. Pasta, no, questa. Questa è di noi si messa maniera. Però andava premiata questa cosa perché ce l'ha detta Mario Caligiuri, perché abbiamo fatto un bel lavoro con Mario Caligiuri, eccellenze. Eccellenze Cosentini, adesso fare eccellenze. C'è Aragozzo, c'è Zano, o fanno. Sì, facciamo eccellenze calabrese, quindi il lavoro continua. Allora, Presidente, questa è una bella iniziativa e noi premiamo chi lavora seriamente. Grazie. Com'è nata questa? È nata così per scherzo, con Filippo Real Pizza, e l'abbiamo trasformata subito in progetto. Sì. Un ringraziamento sicuramente all'amministrazione comunale, al sindaco e a Marco Curcio, presidente della consulta giovanile, che ci ha dato un grossissimo aiuto. E sindaco e coso, però a serata facete una fa nuovo, no? Cioè voglio dire, nel senso, no? Certo, sì. No, sindaco, Pucci, Giovannino, Carmelino, però noi siamo qui per promuovere, a parte gli scherzi, sì. Promuoviamo le eccellenze dove la gente lavora seriamente con le pizze, cerchiamo di fare un po' di soldine. Soldini, sì. Per fare, come diceva Del Debbio, che lo stimo molto, per fare fatturati, io dicevo 20 anni, ma comunque. Allora, complimenti. Grazie. Tu ti chiami? Beniamino. Beniamino. Sono troppo un tavolo, non ti non ti servizio, non ho capito, Beniamino. Caccia da ancora, no, sto scherzando. Vabbè, Francesco, te mangia pure. Gliela fai una canzone. La Beniamino. È più bella. Complimenti, ti scherziamo. Ricordo, no. Montagne verdi. E rigiono pezzi il tempo allegro. I ritorni montagne verde, un coniglio da muzzo nero. Adesso... Il mio destino sarà cadda a te. Avizio. E allora qui abbiamo, ragazzi, aspetta che poi ci porta. Presidente, grazie. E comunque premiamo i giovani che lavorano seriamente. Brave. Spezzano della Sila. Brave, poi una bella accoglienza a parte gli scherzi. Grazie. Appuntamento adesso il 12 luglio con la prima edizione della gara del carro. Ah. Ok? Allora, noi a ottobre poi riprenderemo la trasmissione, se Dio vuole, parola mia. Avvicinate Giorgio, non ti preoccupare, lei è il suo esordio stasera. Nel nostro programma noi facciamo, scusa, provo la tua serata, quante persone c'erano lì a Rende? Che programma facciamo noi? Risbigliati, che programma? No, belli premi. E poi c'è stata... Scintille Gioielleria che ci serve sempre. E il primo sponsor è Condignanelli che c'è in tutte le nostre serate. Com'è il nostro spettacolo?
Bellissimo, stupendo, c'è da ridere, da scherzare, la gente si diverte, cioè se, anche se per esempio uno te l'ha nudo il capo, poi passa sentendo a voi, insomma. Avessi. E quindi poi facciamo, allora, mettete nel programma Gilotto Show, se no tu mi veni alla capa. Va benissimo. Ciao, grazie. Andiamo. Grazie, ciao, complimenti. Seguite. Buonasera, abbiamo qui, devo salutarlo. Tigna, levate sera, ma, tigna. Allora. Abbiamo due loro sono due avvocati che abitano sotto casa mia, cioè abitano, hanno lo studio sotto casa mia. E allora hanno fatto pure amicizia con una mia amica che conosco molto bene. Avvocato, allora che. Aspettando la pizza. Forse davvero, se mi portano un tavolo, un servizio, un giovane, voglio pure tranquillamente. Se vedete il servizio, il tavolo l'hanno mandato. Allora, avvocato, intanto poi, scusa che l'hai mungiuto una poco. Che ti devo dire? Che mi deve dire, casi bella, avvocato, siete brava. Che grazie. Lei è mia moglie, la conosci? Molto bene, sì. Tu che fai? Un passeggio. Hai capito? Cioè, mi segue. E lì abbiamo l'avvocato che oggi è il suo compleanno. E allora è il suo compleanno stasera, ragazzi, birra, vino e champagne, paga l'avvocato. Bravo, così ci perdiamo per questo. Però portate il rob. No, a parte gli scherzi. E che gli diamo all'avvocato? Ragazzi. Salsiccia di calà, ragazzi. Fate mangiare bene, tu che sei un buon gustaio, vieni, tu che sei un buon gustaio. Giricca, la Kozak, mi fa mangiare buono, perché è salsicce, salumi di Calabria, meraviglioso. Grazie zio Pino. Così quando fa la spesa te ci prendi. Okay. Viva la Calabria bella! Si pensa più vi viene voglia di lei. Ma fidanzata, vada a casa. Sogno di te già di bella. Salutiamo il nostro campione. Salutiamo, non salutiamo nessuno. Garitano e Morato. Luca Garitano. Garitano l'abbraccio. Abbraccia Luca Garitano. Ho cresciuto, no? Hai papà. Cresciuto. Saluta Salvatore. Salvatore papà. Tu come stai? Babbo la fidanzata, vista sapete. Ancora niente perché è sparito da 94. A 90... Come mai? Non lo so io. Hai visto che lei sta seguendo perché è la prima puntata, sì. Quindi? È perché io lo avevo da parecchio, eravamo stati insieme. Se n'è andata e non si è vista più il ditano. Fino alla sera se n'è andato. Vi piace Giorgio? Mercoledì prossimo saremo, dopo registreremo Leonette alla camera. Bambini, allora vediamo se riusciamo. Tony, fate sede, abbiamo Giorgio Marchese che farà un'altra piccola riflessione per quello che riguarda il nostro permesso di signora. Giorgio. Metto in piedi di fronte ai telespettatori perché no, ma questo è anche seduto oggi. Ha tanta importanza dal punto di vista globale, quindi umano, sociale, culturale, eccetera. Quale riflessione vuole voi che ti fa? Ti stai divertendo? Questo sta è di default. Questo praticamente è così. E questa sera veramente sto cercando di recuperare un po' rispetto al lavoro che si fa, godendo di tutto ciò che viene trasmesso. Fra i migliori canali televisivi che abbia potuto osservare dopo Parola Mia. Bellissimo. Noi faremo grandi cose. Non cambiate canale. Ma ci rivedremo però. Ragazzi, l'11 agosto. Allora, noi facciamo questo. Nei comitati noi stiamo cercando di fare qualche cosa. Se ci chiamate noi verremo. Rispondete al telefono pure, se no arrivederci e vi saluto. Guarda i futuri giovani. Ho lo stesso cognome vostro. Davvero? Sì. Come ti chiami? Davide Gigliotti. A chi sei figlio tu? A Monica Granieri, Angelo Gigliotti. E che fanno i tuoi genitori? Mia mamma lavora. L'abbraccio, mamma. Chissà se fossimo parenti. Forse. Ma che ne sa, tu, ma guarda, ma immagino, io ho certi dubbi, certe sere, che ti immagino che vengono un figlio, ma non era. Tone, Tignanello. Salve, di nuovo. Salutiamo a Rosa, la grande Rosa. Ragazzi, siete pronti? Oh, avete già mambuliato, benedica. Riso leggero. Chin. E l'altro c'è stato io adesso che fa salire. Che gli diamo? O ne parami cosa? Che gli diamo? Andate a scuola, questo qua. Dove sei? Questo qua è l'avvocato diligente. L'avvocato, ma possiamo disturbarlo. È stato. C'era che paga di una pistola. Scusa avvocato, mi chiedo scusa. Siamo tutti altri, c'è un avvocato. No, rispetto.
Sono se muova come te giro, vedono. Te le arrangare a capo, te le arrangare. Facciamo, ecco. Questo, tu se troppo spietto, mi posso sedere un secondo? Sì, prego. Allora, perché Calabria Food è un'azienda che tutti quanti vogliono? Perché pensa che lavora. Certo. Perché... assaggiate? Sì. I sughi pronti, vai a casa, avvoca, legge e legge. Un sbun e non su pago. Avvoca, l'assaggia. Sì, pensa a chi lavora. La conosco questa azienda. Com'è questa azienda, avvoca? Ci siamo messi d'accordo prima, no? Lei è avvocato. Assolutamente, non la conosco. Benedica, no, hanno sbunnato la pizza. Benedica. Grande. Il marito è uscito, però il... no, no. Avvoca, com'è questa azienda? Il sapore, voglio sapere, la Calabria nel mondo. Allora, il sapore è buono, è comunque un prodotto che è utile perché è già confezionato, quindi è pronto all'uso. Il prodotto originario è genuino, quindi che cosa vogliamo di più? Avvocato, legge e legge. Certo. Non per tutto. Sempre. Quella grazie, sempre. Avvocato. Buona serata. Benedica, hanno sbonato tutto. Quando abbiamo, Leone? Andiamo, vedete. Allora ragazzi, dopo se facciamo un annuncio in televisione, sì. No? Perché quest'anno c'è stata pure Giorgia, c'è anche la nostra Giorgia, c'è una new entry, i The Pack, il nostro numero è quello. Pignataro. Noi abbiamo ancora una serata, se ne chiamate veniamo, se ne chiamate ne divertiamo lo stesso, no? Allora, lei col bambino. facciamo una birra là, facciamo una birra. Sennò, buonasera, come state? Venite. Un bello sacco di te. I guaglioni vanno fuori, che i fidanzati vanno stare, vieni qua. A due la pipa, vieni. A due la pipa. Buonasera, ragazzi. Guarda che sa come fuori, guarda come fuori. Ha lasciato un figlio, chi sa ha lasciato un figlio? Avevi lasciato... Buono. Ma che mucca per spurare i capelli, come on! Che se la tua figlia che morra, che se... Oh, ma chi l'aveva lasciato tua figlia per lasciare? Buonasera! Come stai? Allora, ne aspartiamo una birra, perché avesse della birra, l'accogliente... Zio Pino! Tu come ti chiami? Franco, però quando scende con la macchina non deve guidare. Sì. Perché se fa un palloncino un sbonno, c'è un pallone di cuore, ci vuole. Un macopia. Sono a piedi. Ah, allora poi beh, sei fidanzato o no? No, non mi devi evitare. Che te può? Allora invece abbiamo un papà che. Come stai? Buonasera. Ma adesso il mio mi hanno a capo e non c'è il cuore, Benedica. Però l'allegria viene a tu pizzo. No, è upi, era un pizzo. Non mangiare. Il bambino sembra lui. Al bambino ci ha dato pure un poco birra con fa saggetto c'è. Guarda un topo. Buonasera zio Pino. Che mera, come ti chiami? Corina, sono la cognata. Corina Anna. Anconetti. Chi? La cognata di Andrea Anconetti. Oh, un bacione. Ecco qua. Tigna, dov'è Tignanello? Dov'è? Maria Anconetti. Adesso porteremo. Guarda. Sono tutti. Che bello. Grazie. Tignanello del mondo, mangiate. Tu come stai? Bene. Vieni una birra, vieni, in diretta, andiamone, vieni una birra. Andiamone. Prendi una mezza birra. Enzo, vieni. Oh, però, guarda, devo dire che, fateci, guarda che allegria, fate mie, ridere un poco. Oh, fra. E dice, ne cassa per No. Guarda come sono bello. Spazio con questa telecamera, Leone. Bravo ragazzi per l'accoglienza, grazie davvero. Allora, sì. Scusa, Stefani non vuoi bene. No, non fa niente, ogni tanto fa niente. Oggi è festa, apriamo le danze. E la gomba però ne sta stonando. Giorno di festa come te, tu ti ricordi? Vale. Il giorno è festa, il paese è festa. Che sia una buona che mi sta facendo bene, un scastallano che mi sta facendo bene stasera. Stefani, allora facciamo una cosa. Facciamo un brindisi anche tu con goccia di birra. Mi dai un po' di birra a... Ecco. Ragazzi, facciamo questa... È buona, mamma mia ragazzi, quando mangiano questi ragazzi. Che sia una buona estate, facciamo un applauso a tutti ragazzi.
una buona estate, di buona salute soprattutto, e anche un euro in più per tutti. Salute! Avete fatto un applauso che per tutti muerte parete. E per un applauso buono facete, un applauso, salute! Salute! Un applauso! Sta staffella da dove? Dove? E non parla mai che buongiorno abbonare, ma guarda. Ragazzi, vabbè, ce ne andiamo, Leone, che sia una buona estate. Dove siete? Dove? Basta poco! E su cassai! Grande, è una bella festa, tu ti sei divertente? Sì, sì, tanto. Leone, quando chiudiamo, che c'è rimasto come premio? Vieni qua, vieni qua. Allora, guarda caso, oh, sono tutti muniti, guarda, guarda Benedica, va. Allora, do questo, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Guarda che. Vieni, Staffè, vieni qua, vieni qua, vieni, Staffè, vieni qua. Perché ti chiamano Staffè? È un nome d'arte, da piccolo. Staffè. Staffelli, Staff. Ma sta buono, sì? Sì, sì, sto bene. Grazie, grazie a te. Grazie a te. Allora, questo lo fai, tu sei sposato o fidanzato? Sono divorziato, fatto ho bene. Due figli. No, 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 seriamente. Serio, no, no, scherzo, scherzo. Sono single. Allora, vieni qua, lo porti a casa. Basta poco! So cassai! E allora questa, e facete un applauso, il signore! E chi ti ha? Fate scendere me. Su cassai! Basta poco! Su a chi vuole salutare? A chi vuole, a chi vuole salutare? Guarda, guarda. I parenti dell'America. Tutti gli amici. I parenti dell'America. Però attenzione, attenzione. Ah, via capezza, fateci. Ah, compa, capezza e capezza. Signore, è stata. A dove la birra mia? Non ti fregare la birra però. Bello di zio, vi voglio bene. Vi voglio bene. Ah, aspetta, 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 aspetta. E questa la devo regalare. Allora. Marano climatizzato, stavo a due settimane, a chi ne è? A chi? A lui. Spostamone. Vieni, vieni, al nonno, vieni. Allora, Marano climatizzazione. Bravo, brava. Castro libero, ragazzi. Brava. Si fa freddo. Si fa freddo. Te quare io. Si fa cavolo. Tieni freddo. Tieni freddo, no. A Castro libero, azienda seria. Grazie, grazie Pino, grazie, grazie. Come ti chiami? Antonio, detto nonno. Ma è il nonno davvero? Perché? Nonno, nonno. E dove sono i nipoti? Sono sparsi nella via, questo è mio nipote, guarda. Questo è uno dei miei nipoti, guarda. Si chiama Andrea. Come mio nipote? Signore, Enzo Lorenzo alla camera. E l'esordio, questa new entry meravigliosa di... Giorgia. Verrà la prossima volta? Certo. Ti sei divertita? Tantissimo. Bella. Aspetta, aspetta, Topos! Francesco! Da zio Pino, grazie a tutti amici. Tignanelli nel mondo! E scherziamo.